Stavo per andare a letto e mi hanno condiviso una notizia di oggi che ho appena letto. E premetto che mi siete inobbligate ad ascoltarmi e potete, se volete, chiudere il video. Ma io mi sento obbligato a dare questa notizia perché ormai ho iniziato questa mia battaglia alla ricerca della verità e non voglio sicuramente smetterla perché qualcuno si lamenta perché do queste notizie. È lecito che a qualcuno dia fastidio, ma è anche lecito che io abbia il diritto di divulgarle, anche perché sono notizie di quotidiani nazionali. In questo caso parliamo del Resto del Carlino e che parla di questa morte prematura in un giovanissimo di soli 23 anni, poco più dell'età di mio figlio più grande. E la notizia è uscita oggi pomeriggio. E parla di Antonio Salerno, un ragazzo residente a Ferrara che in Emilia-Romagna, che è morto perché è stato stroncato da un malore dopo una partita di calcetto. Ribadisco a quelli che non vogliono guardare che possono tranquillamente chiudere il video se la notizia dà fastidio, però il mio compito è di diffondere le notizie e cercare di capire il più possibile da questa nuova patologia, ovvero quella delle morti improvvise. Antonio Salerno, vi leggo la notizia, andiamo al punto. Antonio Salerno muore a 23 anni stroncato da un malore dopo una partita di calcetto. La vittima si è sentita male a seguito di una partita di calcetto al circolo Bontemponi a Barco. Ferrara, 15 settembre 2022, si sente male dopo una partita di calcio a 5 con gli amici e muore mentre l'ambulanza lo porta in ospedale di Cona. La vittima è un giovane di soli 23 anni, Antonio Salerno. E di Ponte Lagoscuro. La tragedia in cui ha perso la vita è accaduta lunedì verso le 21 a Barco, infatti al circolo Arci Bontemponi in via dell'Indipendenza, Salerno con il fratello Gabriele ed alcuni amici si danno appuntamento al campo per una partita di calcio a 5, come era consueto fare. Al termine della gara, come raccontato da alcuni amici, Antonio accusa qualche fastidio al petto, ma non sembra nulla di grave. Tant'è che non è stato ritenuto necessario allertare nessun soccorso o l'ambulanza. Antonio Salerno era giovane, era veramente giovane, 23 anni. La partita tra amici. Quindi al termine Antonio si cambia negli spogliatoi e insieme al fratello gemello Gabriele si reca a piedi verso casa, in quanto non distante dal circolo Bontemponi. Se non che, poco dopo, un centinaio di metri, Antonio si accascia e accusa un malore. E il fratello chiama subito il pronto soccorso. I sanitari arrivano prontamente con l'ambulanza del 118 e subito vengono effettuate le prime manovre per rianimare il ragazzo. Poi il trasporto e una corsa disperata verso l'ospedale Sant'Anna di Cona, dove purtroppo nulla hanno potuto i medici. Nulla. In quanto il giovane purtroppo era già deceduto per morte naturale. Non sono intervenute le forze dell'ordine in quanto il tragico fatto è successo al di fuori del circolo e del campo di gioco. La notizia della morte di Antonio è subito circolata velocemente tra gli amici più stretti, tutti increduli e sconvolti da quanto successo. Poco prima l'avevano visto giocare e sorridere nel campo di calcio del circolo Bontemponi e poco dopo è deceduto. Antonio Salerno aveva 23 anni, era uno studente universitario a Ferrara, iscritto alla facoltà di architettura dopo aver terminato il percorso scolastico superiore al liceo artistico Dosso Dossi. Antonio era molto conosciuto, un ragazzo gioviale, disponibile con tutti, aveva molti amici. Tra le sue passioni quindi il calcio, tanto che per anni ha giocato a livello giovanile sempre nel ruolo preferito, ovvero nel suo ruolo preferito, ovvero il portiere. Una passione sportiva che condivideva unitamente al fratello Gabriele, fratello gemello. Chiusi nel proprio dolore, i genitori di Antonio, insieme ai due fratelli, hanno evitato di parlare. Una famiglia che abitava da moltissimi anni a Ferrara. Il padre Pietro e la madre Cecilia, infatti, erano originari della Calabria e Puglia, ma si erano stabilizzati nella periferia estense. La mamma è insegnante a Bondeno. Tant'è che il preside nei giorni scorsi ha dato la terribile notizia al corpo docente, esprimendo poi profonda vicinanza e cordoglio a tutta la famiglia per il terribile, veramente terribile lutto per un giovanissimo.
Ora gli amici, parenti e conoscenti si danno appuntamento per lunedì 19 settembre ai funerali e per dare l'ultimo saluto ad Antonio. La comunità pontese si è stretta attorno alla famiglia Salerno per un profondo abbraccio commosso, con molti messaggi di lutto e vicinanza. Sui social qualche messaggio di amici e compagni di scuola, un dolore composto ma incredulo, e tutti lo ricorderanno per il suo sorriso e la voglia di vivere. Preghiamo per la sua famiglia, sono cose che non hanno più una spiegazione. Tutti i santi giorni queste notizie che mi vengono riportate, mi vengono inviate e che io riporto da fonte certa. Mi dispiace profondamente per questo giovane e spero che vengano approfondite queste morti improvvise, perché non ne posso veramente più. Non ne posso veramente più. Buonanotte, buonanotte a tutti. Io ho messo il link.